Reporter Inside. Salve amici di Reporter Inside, siamo davanti allo studio del dottor Pino Lacorte, presidente di SMO Mollus, società medico-odontoiatrica nel mondo, fondata nel 2004. Il presidente ci parlerà dei progetti dell'associazione. Andiamo quindi a intervistarlo. Eccoci con il dottor Pino Lacorte, buongiorno dottore. Buongiorno a voi. La prima domanda è: come è nata SMOM e con quali obiettivi? Allora, SMOM è dato dire solidarietà medico-odontoiatrica nel mondo. È un'associazione che è nata, si è formalizzata nel 2004, mettendo insieme dei progetti che erano già in essere da molti anni da parte di molti medici e odontoiatri che singolarmente, seguendo un prete piuttosto che un missionario laico, in varie parti del mondo avevano attivato dei progetti sanitari essenzialmente. Perché abbiamo iniziato mettendo a disposizione quello che era la nostra specificità, la nostra professionalità. Diciamo, il primo importante come SMOM è stato un intervento in Perù. A 3.000 metri a San Marcos abbiamo concluso un progetto iniziato da due colleghi che sono deceduti nel 2003 durante una discesa dal Monte Cervino. Un mese dopo ero in quella missione e abbiamo preso l'impegno di finire il lavoro che loro avevano iniziato. Abbiamo inviato giù un odontoiatra, per 18 mesi e siamo riusciti, con molti altri volontari e assumendo personale locale, a curare 4.680 bambini. In realtà noi vorremmo mettere in condizione le popolazioni locali di avere un loro centro assistenziale. E quindi anche l'operatore locale che noi qualifichiamo deve poter vivere con i contributi della comunità. Allora, la sostenibilità è un progetto molto più ampio, che passa necessariamente attraverso un momento di cultura, quindi di alfabetizzazione, perché ci sono alcuni concetti di prevenzione che puoi acquisire soltanto se hai un concetto più ampio della vita e anche quindi del saper prevenire alcuni interventi. E poi a livello economico, perché ovviamente in una comunità molto povera un servizio assistenziale non è sostenibile. Allora abbiamo cominciato non soltanto a costruire scuole, non soltanto a fornire acqua potabile oppure servizi igienici, ma anche incentivare attività imprenditoriali, valorizzando le risorse ambientali e umane presenti. Voi lavorate in diverse aree del mondo? Su tutti i continenti. Noi abbiamo attualmente 3 progetti in India, 3 progetti in Kenya, 2 progetti in Burkina Faso. Insomma, non abbiamo un paese in particolare, diciamo che in maniera molto incosciente andiamo dove ci chiamano e dove arriva la richiesta d'aiuto noi partiamo, e purtroppo in questa maniera distribuiamo molto le risorse che abbiamo su molti progetti. Però non siamo ancora riusciti a entrare in ordine e dire no, non ti possiamo aiutare. E quindi in qualche modo cerchiamo sempre, poi ci sono situazioni in cui riusciamo a fare interventi veramente incisivi, altri interventi dove cerchiamo di fare quello che riusciamo a fare. Ma chi vi chiama? Beh, ci possono chiamare municipalità, per esempio a Bushumba noi lavoriamo per la municipalità, per il comune, oppure in Uganda ci ha chiamato l'università ugandese di Kampala. Ci racconta del progetto del Burkina Faso, della produzione di saponette? Ecco, lì per esempio, questo qui è un comune che è nato nel 2007. È un territorio molto ampio, il territorio di Bushumba è ampio un decimo della Val d'Aosta. E prima era associato a un'altra municipalità, di Garangò. Sono diventati autonomi e il sindaco ha dovuto affrontare tutta una serie di problemi, perché non c'erano strade, non ci sono quindi mezzi di locomozione, c'erano poche scuole, pochi pozzi, e allora ci ha contattato come sanitari. Noi siamo andati lì nel 2007 a fare questa missione esplorativa e ci si è resi conto che lì era un luogo dove la sanità non era sostenibile, nel senso che c'erano dei passi da fare
che dovevano precedere l'intervento sanitario. Abbiamo fatto una scuola, un complesso scolastico, perché costruire una scuola in mezzo alla savana vuol dire che devi costruire anche le abitazioni per gli insegnanti, perché gli insegnanti lì non ci possono vivere. E allora abbiamo costruito il complesso scolastico, il campo sportivo, il pozzo, i bagni, e tutto questo l'abbiamo completato nel 2008. Dopo aver completato questo centro scolastico, ci siamo posti il problema: e adesso questi bambini continueranno a studiare fino a quando? Fino a quando le madri avranno dei soldi anche per poterli mantenere, visto che i padri sono quasi sempre tutti emigrati all'estero, molti di loro in Italia. Abbiamo visto quali erano le specificità del luogo e ci siamo resi conto che coltivavano pomodori. Però in quasi tutta l'Africa i derivati del pomodoro, pasta di pomodoro concentrati, vengono importati dall'Europa o dalla Cina. E in genere i paesi europei e la Cina scaricano la propria immondizia, cioè tutte le cose che non sono invendibili in Italia e in Cina le vendono nel mercato africano. Abbiamo insegnato a un gruppo di 36 donne a fare la pasta di pomodoro, quindi abbiamo importato, grazie alla donazione della Saint-Gobain, 20.000 bottiglie, e adesso queste donne di questo villaggio sperduto del Burkina Faso sono le maggiori produttrici di passata di pomodoro, che viene usata all'hotel Laico, che è l'hotel a 5 stelle del Burkina Faso, piuttosto che in tutte le grosse ristorazioni, i grossi ristoranti che hanno come clienti essenzialmente europei. Però insomma, loro la usano e le donne riescono a lavorare 3-4 mesi all'anno attraverso questa. Adesso dovremmo cominciare a produrre il doppio concentrato di pomodoro, perché la passata è ancora un prodotto d'élite, cioè è un prodotto che conoscono gli europei, conoscono così gli africani che ho studiato all'estero, però non è un prodotto ancora da villaggio. Nei villaggi solitamente le donne comprano le grandi scatole di passata di concentrato cinese e lo rivendono a mucchietti in plastichine. E vorremmo insegnare a tutte le donne del Burkina a farsi il proprio concentrato, come si faceva in Italia fino a 40 anni fa. Come funziona la rete dei contatti? Noi abbiamo iniziato senza una lira. Abbiamo iniziato investendo, per esempio, in un corso di formazione sulla cooperazione internazionale. Noi in 20 siamo andati dal notaio, abbiamo messo 30 euro e con quei 600 euro che avevamo abbiamo organizzato un convegno di formazione per noi e per altri che costava 6.000 euro e ovviamente era a pagamento. Su questo investimento sulla nostra cultura, sulla cultura per gli altri, siamo riusciti a raccogliere circa 9.000 euro e abbiamo avuto il primo capitale da investire. Abbiamo osato progetti che erano sempre più grandi di noi. Se uno ha il coraggio di pensare in grande, cioè di iniziare dall'analisi dei bisogni, di conseguenza trovare la ricetta corretta ai bisogni della comunità, i soldi arrivano perché la gente ci crede, la gente si emoziona e ci crede. E noi, ovviamente, garantendo i risultati degli anni passati, attualmente abbiamo un conto bancario che ci permette di ipotizzare nuovi interventi senza stare troppo attento a vedere se c'è un donatore. Per esempio in Uganda, che noi abbiamo fatto un corso di formazione per odontotecnici, perché l'università ugandese ha un corso per odontoiatri, ha un corso per terapisti dentali, perché in buona parte dell'Africa ci sono delle figure paramediche abilitate a fare i dentisti, con funzioni minori ma che fanno estrazione, otturazione, eccetera. Non avevano assolutamente odontotecnici e questo è un grave problema, no? Perché specialmente in un paese in cui si fanno molte estrazioni, non poter riabilitare le bocche per l'Uganda, che ha 34 milioni di persone, non è un problema di poco. Allora abbiamo inviato un container con attrezzature di ottimo livello. Abbiamo selezionato un odontotecnico italiano che sta giù 4 anni e noi stiamo pagando l'odontotecnico italiano i costi del corso senza avere un finanziatore, purtroppo, perché nessuno si emoziona su questi corsi di formazione. Sta di fatto che lo finanziamo grazie alle risorse che abbiamo ottenuto su altri progetti.
Io nel 2001-2002 mi sono occupato di Mozambico. Il Mozambico era appena uscito dalla guerra civile. E telefono alla regione Lombardia e chiedo se ci sono fondi a disposizione per la cooperazione, perché so che c'erano. L'addetto mi comunica che i soldi sono disponibili soltanto per paesi di interesse commerciale lombardo. Quindi, se il paese è in grado di comprare qualcosa dalla Lombardia, allora è degno di avere risorse. Quindi, in quegli anni, un mio conoscente aveva ottenuto 500.000 euro per fare un progetto interinale in Cile. Il Cile è il paese più industrializzato del Sud America. Per il Mozambico, che non avevano possibilità di comprare qualcosa dalla Lombardia, non c'erano risorse economiche. Questo è per spiegarvi che in genere così, insomma, anche il governo italiano storicamente ha investito nei paesi in cui c'era necessità di avere un ritorno o economico o di posizione politica. E quindi non so, o per difendere la propria lingua, quindi favorendo l'Etiopia o l'Eritrea, o paesi in cui si c'era magari da sponsorizzare l'arrivo dell'ENI come ente petrolifero, di conseguenza come onere sociale si faceva qualcosa, a prescindere. Poi ci sono dei libri che parlano di come sono stati spesi questi soldi. A volte costruendo dei grandi ospedali che non erano sostenibili, perché costruire degli ospedali in paesi in cui poi non c'erano infermieri, non c'erano tecnici di radiologia, e quindi ospedali che nel giro di 3-4 anni andavano in disuso. Questa purtroppo è la cooperazione degli anni 90, dei primi anni del 2000. Oggi fortunatamente magari cose così terribili non se ne vedono più. E adesso le sue aspettative per il futuro di SBOM? Aspettative per SBOM? Certo. Noi dovremmo riuscire a fare il passo che, come cominciamo ad avere dipendenti locali, cioè quindi siamo riusciti per esempio sul progetto in Burkina a far rientrare un migrante, per cui le comunità africane che sono in Italia vorrebbero tornare a lavorare nel loro paese, le comunità africane non vogliono migrare. In realtà l'interesse che sembra che abbia l'opinione pubblica in Europa è quello appunto di non farli migrare, di portarli, di poter permettergli di tornare a casa. Allora i nostri progetti che stiamo facendo sono quelli di creare condizioni locali perché le donne che sono migrate in Italia e gli uomini possano rientrare. Abbiamo iniziato circa un anno fa un progetto sui saponi o sulla valorizzazione del burro di karité. Il Burkina Faso, come altri paesi dell'area, ha il vantaggio di poter raccogliere le noci di karité da cui si ottiene questo burro importante per la cosmesi internazionale. Siamo riusciti a produrre del burro di karité con il 50%, no, pardon, dei saponi con il 50% di burro di karité, con delle ottime profumazioni che stiamo diffondendo in Italia ormai da 6-8 mesi. Nella fine di quest'anno oppure il prossimo anno l'ambizione di far rientrare tre donne che sono migrate in Italia, che adesso sono disoccupate e che sono più di 7-8 anni che non tornano nel loro villaggio, che ci vogliono tornare, e vorremmo aprirgli delle saponerie, cioè passargli l'esperienza maturata, fargli fare dei corsi in Italia, farle tornare al loro villaggio, gli costruiamo una saponeria, ogni donna coinvolge altre 15 donne della comunità e noi ci preoccupiamo della vendita, dell'importazione. Stiamo ultimando le procedure di importazione, abbiamo già dei semicontratti con dei committenti importanti, e se questi contratti poi si realizzano dovremmo essere in grado il prossimo anno di far tornare almeno tre donne nei loro villaggi. Come ha fatto già tornare un uomo, perché Guem Solimane, che era qui da 22 anni e che anche lui non poteva più dell'Italia e voleva tornarsene nel loro proprio villaggio, di Bushuma. A Bushuma lui è quello che ci ha consentito di realizzare il progetto della passata, perché a oggi le donne sono completamente autonome, però ovviamente nei primi due cicli produttivi hanno avuto bisogno di una persona con maggiore esperienza di loro che potesse aiutarli.
E quindi il futuro è nel consentire alle popolazioni di non dover più migrare e di poter tornare nei loro villaggi. Ovviamente tutti coloro che vogliono tornare. Si sente un eroe? No, assolutamente. Mi sento soltanto uno che fa quello che vuole fare da giovane. Cioè io volevo fare questo, poi la vita ti porta altrove. Adesso che ho raggiunto una buona stabilità economica, i figli sono grandi, realizzo semplicemente quello che era la mia ambizione. Io da piccolo perché giocavo con i soldatini, con tutti i bambini, no? I soldatini miei non facevano mai la guerra, erano sempre sfigatissimi. Allora andavano in un'isola e allora poi c'erano quelli che facevano il pane, quelli che raccoglievano. E quindi io in realtà continuo a giocare, cioè vado in una comunità in cui la gente è dedicata a sopravvivere e grazie, non perché siamo noi più intelligenti o più saggi, ma con l'esperienza del periodo industriale e dell'esperienza anche del momento post-industriale abbiamo più idee, più meccanismi per mettere in condizioni di poter crescere anche loro. Quindi continuo a giocare con i soldatini? Sono... Diversamente. Ringraziamo il dottor Pino La Corte per le sue risposte e invitiamo i nostri amici di Porta Inside a seguirci su il nostro canale YouTube Lab Cattolica e sulla pagina Facebook Inside. Arrivederci alla prossima volta. Reporter Inside.